Serata che si preannuncia intensa, tutti gli ingredienti per assistere a una grande partita. Con me c'è Lele Adani, pronto per il commento tecnico. Vigilia scaldata dalle dichiarazioni dei due allenatori che hanno gettato ulteriore benzina per una sfida già intensa. Bello tutto da seguire tra Mad Lads e United. Sfida di cui si è detto e scritto molto la vigilia, si è parlato anche troppo. Ora ci siamo. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza, questo è il mio augurio. Antonsson, Giordano, possesso per i Mad Lads, nessun problema per la difesa che recupera. Ci mette il corpo e ferma il cross. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. Grande recupero. Pallone verticale interessante. Possesso perso. Occhio all'avanzata dei Mad Lads. Giordano. Fanno girare bene palla. Intercetta il passaggio e riparte. La perdono. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. Cerca il traversone. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Ottima lettura difensiva. Cristian. Non forzano la giocata, preferiscono il giro palla. Ha tentato il colpo di testa, ma il pallone è terminato di poco al lato. La sua è stata una buona intuizione e anche l'inserimento era corretto. Gli è mancato solo quel pizzico di precisione in più. C'è il rilancio lungo. Sfrutta la corsia laterale. Che riflesso del portiere che salva la porta. Questa parata vale quanto un gol. Corner in aria. Recuperano bene il possesso qui. Antonsson. La mette nel mezzo. Ottimo il lavoro della difesa che qui gli ha complicato la vita e dunque palla fuori dallo specchio. Evita guai. Possesso palla interrotto. Le statistiche sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sono largamente in favore della squadra di casa. Il risultato è bugiardo per questo. Stanno costruendo molto di più degli avversari, ma fin qui la stoccata vincente è mancata. Se avessero sfruttato anche solo una parte delle occasioni create, certo a quest'ora la partita avrebbe preso tutta un'altra piega. Palla in out, sarà rimessa dal fondo. Frank. Numero fantastico per lui.
Giordano prova a costruire qualcosa. Ottimo il tackle in area di rigore. Attaccano con più elementi. Palla che viene rilanciata in avanti. Balotelli. Splendido intervento difensivo. Zero, eccolo, finalmente il gol che sblocca il risultato. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Gioca lunga a scavalcare la difesa. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Buono il contrasto. Giordano. Schweinsteiger. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Sfugge qui al difensore. Occasione! Grande tackle che sventa il pericolo. Si chiude qui dunque la prima frazione. Primo possesso della ripresa con lo United fin qui sotto. Occhio al pallone filtrante, pallone in profondità. Ecco il gol, è la rete del più due che dà un po' più di tranquillità. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Poi davanti al portiere non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Schweinsteiger, tentativo di cross, si avventa e spazza via. Pallone verso il portiere per evitare la pressione. Antonsson. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Ramos. Schweinsteiger. Pallone intercettato. Prova a superare la difesa con questo pallone. Tutto fermo, sale la bandierina sulla verticalizzazione. Non ha visto la linea che saliva e ha ricevuto palla oltre l'ultimo difensore, doveva temporeggiare. Interviene in scivolata e fa su il pallone. Si riprenderà con la rimessa laterale. Cerca la porta. Tentativo murato. Non bene qui il possesso palla.
porta palla lateralmente. Palla messa dentro. Si supera il portiere, sembrava un tiro a porta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Corner battuto in mezzo. Non è ancora finita questa azione, attenzione. Pallone vola sopra la traversa, altissimo. Giordano, occhio a questo lancio, attenzione perché l'arbitro l'aveva già ammonito in precedenza. È il secondo giallo, finisce qui la sua partita. Magari aveva un impegno, chissà. No, scherzi a parte, mi sembra di poter dire che l'arbitro abbia preso la decisione giusta. C'è il tocco corto. Prova il traversone sul palo lontano. È dentro e adesso prendono davvero il largo. Rivediamo l'azione del gol qui. Il pallone messo in mezzo era davvero invitante. Il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Riconquista un pallone importante. Può passarla. Ottima qui l'imbucata. Rischiare ancora qui. Può segnare da lì. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Il replay evidenzia l'intervento tardivo della difesa. Non si possono concedere tutti quegli spazi, dai. La palla va rinviata prima. Davvero incontenibili. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. Antonsson. Tentativo di cross e c'è il gol, ne hanno fatto un altro, ormai ha perso il conto, la partita davvero a senso unico. Goal 5-0, partita assolutamente in cassaforte, una sola squadra in campo. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Vedi come si divertono quando giocano, continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro. La differenza tra le forze in campo è netta, di questo passo rischia di finire in goleada. Altro possesso gestito male. E c'è la rete, la tripletta, una giornata speciale per lui. Un replay per festeggiare la sua terza prodezza personale. Hat-trick, oggi è davvero immarcabile e chissà che non possa poi farne altri. Gol per i Madlands. C'è il movimento senza palla. Senza problemi qui per la difesa. Padoin l'alza sulla linea difensiva avversaria. Occhio perché non è finita. Potevano far male da lì. Frank. Siamo giunti quasi al termine del match con un risultato che non sembra in bilico, si profila un netto successo per la formazione di casa. Cos'altro aggiungere, Pier, di fronte a una prestazione del genere? Hanno dominato, letteralmente. Non hanno lasciato nulla. Forse un po' le briciole alla squadra avversaria. Oggi contro di loro credo che sarebbe stato difficile per chiunque portare a casa un risultato positivo. Si mette in proprio. Palla deviata. Respinge di nuovo il tiro.
ferma l'avversario con questa entrata e concede il calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Ottima lettura, recupera il pallone. Grande giocata. Attenzione, passa il difensore. E c'è il gol e sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Si chiude qui il match col successo della formazione di casa, grande euforia in campo e sugli spalti. Risultato che non fa una piega, Pier. Se c'era una squadra che meritava...